Beh, in Veneto abbiamo circa 300.000 diabetici, e le associazioni sono circa 35, siamo presenti a tutti i tavoli di lavoro, ai tavoli tecnici e in commissione diabetologica. L'organizzazione della rete diabetologica del Veneto è abbastanza buona. Abbiamo in questo momento qua hanno unificato le ASL, quindi si sono creati i CAD Hub, cioè i due poli universitari, e i CAD SPOC, che sono circa 25 in tutto il Veneto. E purtroppo però i pazienti sono tanti e siamo sempre di più e quindi le diabetologie sono un po', insomma, oberate da tante, da tante visite di pazienti abbastanza, diciamo, non complicati, che gestiscono bene il loro diabete e appunto anche dai piani terapeutici. Quindi stiamo lavorando i PDTA per il diabete tipo 2, esiste già dal 2015, adesso stiamo lavorando, un anno e mezzo che lavoriamo in commissione sulle nuove linee di guida dei PDTA. È un ottimo prodotto, soprattutto con la condivisione tra i medici di medicina generale e i diabetologi, e spero che questo venga applicato. Per noi è come il pane, perché appunto le diabetologie sono troppo piene e i diabetologi sempre meno. Perché? Perché comunque è giusto che le diabetologie si svuotano delle cose più semplici e anche burocratiche, ma si occupino del paziente, cioè mettano al centro il paziente. Questa sembra una frase fatta, ma deve essere una frase che passa ai fatti. Il paziente diabetico è un paziente che va in campo con la propria malattia, cioè ha bisogno di decidere mille volte al giorno, anche di più, prendere appunto delle decisioni terapeutiche e anche di vita quotidiana. E quindi più il paziente è educato e formato, più riesce a prendere queste decisioni per non avere complicanze in futuro. Quindi il diabetologo deve essere svuotato dalle cose burocratiche e dalle cose semplici per accentrare il proprio tempo a educare il paziente. Questa è la cosa più importante. Non si può prescindere dall'educazione sia nella semplice terapia, iniezione di insulina e altre cose, che anche sull'uso della tecnologia.